Varata il 4 marzo scorso nel cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso la fregata multimissione Federico Martinengo, la settima di 10 fregate modernissime e tecnologiche denominate FREM, frutto di un progetto congiunto italo-francese con il coordinamento dell'Organizzazione Congiunta per la Cooperazione Europea in materia di armamenti, denominata OCCAR. Al varo erano presenti anche il mare, il vento e la pioggia, a benedire, così come ha fatto di rito l'ordinario militare Monsignor Santo Marcianò, lo scafo che ben presto prenderà il mare. Molte le autorità militari, civili e religiose intervenute alla cerimonia, tra questi il generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli, capo di Stato Maggiore della Marina, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e a rendere gli onori di casa Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri. Un sistema da combattimento avanzato, una componente essenziale di quel sistema di difesa e sicurezza che stiamo costruendo per garantire la sicurezza del paese, la sicurezza internazionale. Salutiamo oggi l'ingresso di una nuova fregata che a breve, completato il periodo di allestimento e approntamento, entrerà a far parte della squadra navale, continuando il programma di rinnovamento che si sta realizzando e mediante il quale si iniziano ad adeguare e a efficientare le capacità operative delle forze aeronavali. Lungimirante è stata l'azione del Ministro della Difesa, senatrice Pinotti, a cui va il nostro ringraziamento, del Governo, del Parlamento, nell'approvare l'avvio del piano di rinnovamento delle capacità della flotta in sede di legge di stabilità 2014. Madrina del varo, la signora Mina De Caro, consorte di Giuseppe Porcelli, comandante della fregata Scirocco, che perse la vita nel 1997 durante un'attività operativa condotta nell'ambito della forza navale NATO nel Mediterraneo. Emozione grandissima, dove si associa tutto il percorso che ha portato a questo traguardo, e una volta che la nave sarà consegnata, il vero motore, il fattore di potenza principale è l'equipaggio. Dopo il varo, la fregata Martinengo proseguirà le attività di allestimento presso il cantiere integrato navale militare nel sito di Muggiano, alla Spezia, e sarà consegnata nei primi mesi del 2018. Il varo di una nave è una questione di orgoglio per noi che le costruiamo e le allestiamo. Il prodotto italiano si è apprezzato, molto apprezzato anche all'estero, ad esempio in Australia appunto c'è un prodotto italiano, la Marina è una nave, quindi c'è un grande orgoglio.